Oggi siamo qua al Parco Primo Maggio con i ragazzi della Portineria, i quali hanno vinto il bando di coprogettazione con il Comune di Malnate. Il premio di questo bando è stato la realizzazione del nuovo murales per l'edificio antistante il Castello del Parco. Questo progetto è stato realizzato per raggiungere la valorizzazione del Parco Primo Maggio a Malnate, lasciando un'impronta giovanile. Tutti i ragazzi che stanno lavorando a questo murales sono ragazzi usciti dall'Università di Brera o dalle Belle Arti di Bologna. E adesso lascerò la parola a loro per raccontarvi le loro opere. Io sono Davide Zulli, faccio parte di questo collettivo e è molti anni che ci diamo da fare nell'arte, nei graffiti e anche nell'arte in generale, che sia dalla grafica, incisione, pittura, scultura. Veniamo tutti da diverse accademie, diverse parti d'Italia, principalmente siamo di Varese, due di noi vengono dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, mentre altri due dal Politecnico di Milano e dall'Accademia di Milano di Brera. Io sono appena tornato dall'Erasmus in Belgio e ho studiato presso la Pixel Mad, che appunto è la facoltà di arte di Hasselt. E quello che stiamo cercando di fare è concretizzare e spingere di più questo collettivo, perché ci occupiamo tutti insieme, diciamo, di tutte quelle che sono le discipline tradizionali e moderne dell'arte, che siano anche installazioni oppure performance o comunque il graffiti, che è una nuova corrente che adesso piano piano sta venendo accettata dal pubblico, quando prima magari veniva vista più come una cosa underground e street. Ok, va bene, allora io sono Sonia. E io sono Giulia. E facciamo parte della Portineria dall'ultimo anno, in realtà, facciamo un anno all'interno di questa associazione giovanile, di promozione giovanile. Quello che cerchiamo di fare appunto è stare insieme e coinvolgere il più possibile la comunità giovanile di Malnate, non solo, perché in realtà siamo una grande famiglia di cui fanno parte anche persone che non sono proprio del territorio comunale di Malnate. E questo evento è la fine di un progetto iniziato un anno fa. Abbiamo iniziato facendo un contest in cui abbiamo chiesto agli street art di zona di partecipare a questo concorso, e il muro che si realizza oggi è il frutto della vincita di questi ragazzi. E abbiamo cercato però di allargare, diciamo, la giornata a tutte quelle che sono un po' considerate le arti di strada per antonomasia. Quindi appunto la Portineria è un'associazione che nasce 20 anni fa, che ha cambiato sede, adesso la cambierà ancora. Prima eravamo in Villa Braghenti, abbiamo fatto altri 10 anni nel quartiere della 167, adesso ci spostiamo un'altra volta, dall'anno prossimo saremo all'interno del parco, all'interno della Villa del Parco. Quindi si evolve, le persone che ne fanno parte sono state tante nella storia della Portineria e noi in realtà siamo le ultime arrivate. Però appunto quello che ci spinge è stare insieme, proprio un po' come una famiglia in realtà, aiutarci il più possibile e condividere le nostre passioni, che sono quelle di tutti i ragazzi, alla fine niente di speciale. E abbiamo anche deciso di far esporre a una ragazza della Portineria, Letizia, le sue foto, e abbiamo fatto una piccola mostra. Io aggiungo che la Portineria è un'esperienza particolare e bella, perché è fondata sul fatto che tutti mettono quello che riescono, un pezzo del loro tempo, un pezzo delle loro competenze, e grazie a questo, partendo proprio dal basso, i ragazzi riescono a crearsi qualcosa di bello, qualcosa che non è già pronto, non è qualcosa di cui usufruire, ma è qualcosa di artistico, di più geniale, che possono creare proprio loro dal basso. E questa è la parte proprio generativa della Portineria, che
diciamo anche un aspetto più politico e più contemporaneo, perché quello che manca in questo momento è proprio la possibilità e gli spazi di creare qualcosa di interessante. Di qualcosa di interessante di cui i giovani sono già competenti, in realtà lo sanno in parte già fare, hanno voglia di apprendere, però è necessario lasciare uno spazio d'azione, e quello che fa la portineria è prendersi a piccoli pezzi questo margine d'azione e cercare di fare il meglio possibile, e tra l'altro tutto in un tempo che è completamente libero. Siamo, la maggior parte di persone che frequenta la portineria sono giovani, ma sono anche lavoratori o studenti, e nel loro tempo libero quello che fanno, oltre a uno sport, a una passione, è recarsi tutti i mercoledì in sede per fare la riunione, per scambiarsi idee, per organizzare poi quello che è anche l'evento di oggi. Quindi sicuramente è un valore del tempo che, per quanto magari possano dire che i giovani d'oggi sono degli scansafatiche, in realtà il bello è proprio questo, che hanno voglia di fare, hanno solo bisogno di spazi e di qualcuno che creda in quello che fanno. Abbiamo anche una pagina Facebook e una pagina Instagram dove potete seguire tutti gli eventi che facciamo, e ovviamente hanno il nome dell'associazione, quindi La Portineria, e l'invito è aperto a tutti i giovani interessati. Chiunque voglia partecipare è libero di partecipare, di venire anche a proporre un suo progetto o le sue idee. Noi ci troviamo ogni mercoledì in piazza Fratelli Rosselli a Malnate, appunto dove c'è la 167. Fino a Natale ci trovate lì, e poi vabbè, se volete seguirci ancora o non avete tempo fino a Natale per conoscerci, poi saremo qua anche al parco.